dovrei dire hola a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come state? Spero tutto bene, spero che questo video stia procedendo per il meglio. Possiamo dire buongiorno perché finalmente, cioè, è agosto, ma io ho avuto la maturità, ho dovuto preparare i video per questa festa e tutte queste cosine qui, quindi è il mio primo video mattutino estivo. Sono senza di bichille. C'è la polizia municipale. Allora, la prima cosa da fare penso sia mettere il DP killer, perché ora mi arrestano. Ora mi arrestano. Ora mi arrestano. Bene. Allora, la prima cosa da fare penso sia montare il DP killer, perché non voglio andare nel gabbio per un DP killer. Oggi siamo al primo giro con il Duke 390. Dopo una settimana che ho presentato la moto, siete tutti belli carichi, finalmente scovati, ritornato su YouTube. Questa che sa guida benissimo, brava, le regala le patenti, è giusto così. No, il Duke un manasega, no. Il problema di non avere il DP killer non è il tanto casino che fa, è che dipende come lascio il gas, dipende a quanti giri, tira delle fucilate clamorose, tipo un boom. I carabinieri, pum, si girano, fanno, ma che succede? Verbale subito. Il problema del DP killer è proprio quello. Però non mi conviene anche sorpassare perché la pattuglia è lì. Quindi devo stare qui dietro furgoncini, in ascolto, come un criminale. Tutti i dubitani avevano una moto, tranne io. Quindi, insomma, sono tornato anch'io a rompere le palle su YouTube Italia Motori. Ah, la prima cosa da dire, finalmente ho sistemato lo specchietto. È sudicio, c'è veramente 50 moscini, c'è un casino qui. Però finalmente ho sistemato, perché ho fatto il video presentazione con il mio specchietto che penzolava. Era veramente triste. Dio, scovazzo, cambia senza frizione. Non sa guidare, non hanno ancora imparato a guidare. A 21 anni non sa guidare, non sa mettersi i guanti per andare in moto, non sa mettersi la giacca da moto, non sa mettersi i pantaloni lunghi d'estate. Lo so, avete ragione, mandatemi in culo. Su quello avete un po' ragione, sì, sono un po' un animale. A parte tutto, devo davvero prendere un paio di guanti, perché almeno il paio di guanti mi ci vuole. Cioè, quello infatti è una delle prime cose che devo fare. Ma viaggio sto Duke. Parliamoci chiaro, prima di iniziare a fare tutti i video normalmente con la nuova moto, io ho il Duke veramente, cioè sì, bellina, ma nulla di che, cioè. Sono sincero, a volte arrivavo in zona che c'era sti Duke, dicevo boh, vabbè, perché c'è quello col Duke che dice tipo io, che bellina moto per andare un po' a giro in moto. Poi c'ho quelli proprio i Duke-atisti, come i T-Maxisti, cioè proprio me ne convinti, ma l'hai visto che moto che c'ho? L'hai visto bella? Cioè è bellina, cioè ci sta, guarda, anzi mi garba tanto. Ma forse il problema più grande è io che non me la posso godere appieno, perché sono 1,93 m. Questa moto qui con 1,93 m è una pit bike. Mi divertivo col KTM 300, assurdo, clamoroso, da Vigas, impennate. Carina. Scarico Lovins, assurdo. E lì ha fatto veramente la differenza, perché comunque il Duke scarico originale, se vi dico tanta roba vi pierde per il culo. Possiamo dire accettabile, però un po' ti accontenti. Vediamoci un po' il sound. Il problema è che io il problema è che questa moto qui c'ha le gomme da scooter. Ecco, la prima cosa che devo cambiare sono le gomme. Le gomme è la prima cosa che dovrei cambiare, perché veramente non tengano. Trattorino. Cioè mi sento le gomme che stanno andando via come se sul ghiaccio. No,
patatocco. No, guardate il casino che ho fatto. Comunque le gomme fanno veramente cagare, perché allora sono nuove, perché sono belline nuove, cioè si vede che la situazione è nuova, ma fanno cagare. Paparone è una gomma da scooter montata qui, quindi insomma dovrei cambiare gomma, perché così se no non ci imparo, visto che comunque ho detto è una moto di passaggio. Ma per imparare un po' a guidare il naked, imparare davvero a guidare, però con queste gomme qui non puoi imparare, perché sono gomme veramente troppo dure, e già diverse volte che ho rischiato di cascare peso. Quindi le gomme è la prima cosa che ho cambiato. Però dai, ci sta, cioè nel senso, come di moto di passaggio, cosa ci ho cambiato? Allora, a parte lo scarico Leovins, o Leovince, insomma decidete voi come vi garba chiamarlo. Top le grafiche, c'è graphic design, e ci ho aggiunto una centralina, la centralina della Powertronic. Grande svolta, perché inizialmente avevo solo cambiato lo scarico, però rimaneva un po' più magra, infatti scoppiettava e tutto. Con questa centralina aggiuntiva io, a parte che l'ho potuta ricarburare, quindi non scoppietta più, non fa tutte quelle, cioè insomma, carburata perfetta, è aumentato le prestazioni. Allo stesso tempo si aggiunge il quick shifter, cioè io potrei stare a gas costante e cambiare. Ma qual è il problema? Non so perché devo ancora un po' calibrarlo. Lorenzo naturalmente i lavori subito non le finisce, perché insomma c'è sempre qualche problema. E nel rimontare tutto, che insomma rimontare tutto bellino, il liquido refrigerante l'ho chiuso male, guarda che casino che ho fatto. Quindi ora come fa Manny, aggiusta tutto con fazzolettino bello fiammante, si va ad asciugare la zona. Sono contento della scelta, sono contento anche dei commenti che mi avete fatto sotto il video. Vabbè, alcuni come immaginavo, perché insomma se non volevo questi tipi di commenti mi compravo la classica moto, insomma, che la classica moto dello youtuber, possiamo dire, che molto bellina. Però io volevo cambiare genere, volevo passare un po' il naked per provare il naked, guardando anche Noisy Boy. Il naked mi inizia veramente a garbare tanto. E siamo arrivati in zona industriale, qui belli caldi col T390. Qui siamo belli carichi in zona industriale, non ci rompe le palle nessuno. Ma anche senza frizione si impena, ti butti così. Poi è bellina perché tutti impennano con Motard. Poi arriva scovazzo bello fiammante e via. Qui senza frizione. Per la mia altezza è un po'. Però ci viaggi tranquillamente, cioè ti fai il tuo viaggetto. Se ti fai, ti puoi andare più lontano, se c'è un raduno più lontano, visto che già col 300 già mi scocciava un po' di più. C'ho questo qui, ti fai tutto il viaggio, poi arrivi in zona industriale e ti metti a far bello. Poi ovviamente ora sto pennando anche un po' più veloce, però guardiamo un po' se la butto di seconda. Può andare anche più piano, non è che c'è bisogno di andare tutti belli sparati come che sono MT-09. Se ti metti a pennare con l'MT-09, insomma, devi cercare di andare un po' più veloce. Puoi pennare anche di gas così costante, cioè fa tutto e via. Basta ti metti lo specchiettino, semmai il DB killer lo metti, c'è proprio il carabinieri, c'è tutte le luci, tutte le frecce, è perfetta sta moto.